Siamo in compagnia della professoressa Ilenia Paladino. Lei è specializzata in scultura, però ha fatto anche studi in pittura. E la pittura è diventata una valvola di sfogo dal Covid in poi. Lei ci ha raccontato che nasce un po' come desiderio di rilassarsi dalla metodica della Perfetto. scultura e poi invece ha preso una piega importante. Ecco, allora abbiamo anche quest'opera. Se ce la vuole descrivere. Va bene, questo è iniziato tutto in una maniera particolare e strana perché ricevetti la telefonata della presidente, la signora Franca De Santis dell'Associazione Terra dei Padri nel mese di aprile. Mi chiese, siccome io tratto due tematiche, quella dell'importanza della società di immergersi nella natura e il tema dell'amore, mi disse che la scrittrice e giornalista lombarda Stefania Romito deve cominciare a presentare questo libro con tappa anche a Termoli da settembre e quindi di tenere a mente di avere dei quadri che parlano d'amore. Questo quadro è molto particolare perché mi è stato poi anche fornito un passaggio e quindi io l'ho letto di sera, come faccio di solito, poi per avere l'ispirazione. Il titolo del libro è Delirio, dove c'è un intrigo psicologico molto particolare, quindi non il solito libro che parla d'amore. Mi colpì, mi scalfì l'anima, la notte sognai l'esplosione dei colori nell'anima, due punti, delirio. E io penso che l'arte oggi maggiormente ha il compito di educare questa società e quindi trattando anche la scissione tra il bene e il male, le diversità caratteriali nella coppia, dove con la mia pennellata cerco di regalare delle emozioni, però di andare oltre quindi gli ostacoli e i blocchi mentali e quindi di andare a superare questi limiti. Ci sono 8 volti più i due soggetti umani, ma c'è appunto una cosa intrinseca, un significato intrinseco psicologico. La lotta tra la razionalità, che mette magari in dubbio chi abbiamo sempre accanto, mai noi stessi, magari più gli altri. Ecco, questo è quello che un po' si vede dalla nostra società. Infatti, questi 4 volti bianchi sembrano quasi dei calchi, dove c'è un tentativo dalla parte dell'amore, del sentimento col bacio. Dal vivo sono infatti percettibili queste sfumature palpabili perché si stanno umanizzando. La razionalità li spinge nel lato contrario. Sopra ci sono dei volti colorati, delle sagome più che altro, dove ci sono queste scie dell'universo, queste sfumature, però non si guardano neanche qui due personaggi. Dicasi la stessa cosa per il sole e per la luna. Che succede? Ci sono dei cerchi nel cerchio che si conclude dove l'amore alla fine vince, perché i due giovani si prendono per mano, guardano questa luna. Ecco che qui non è visibile, ma nell'oscurità, quando il quadro scende, cala l'oscurità la notte, questo disco si illumina e ancora di più questo riflesso sulla superficie terrestre che dà l'impressione appunto della bidimensionalità. In questo caso l'amore ha vinto, come la luminosità di questo quadro che si illumina al buio. E quindi l'universo diventano come delle stelle che di notte si accendono. Quindi in questo caso ci dice di accendere la nostra anima e non essere più involucri vuoti. Ecco, una ulteriore particolarità, lei ha utilizzato della polvere di vetro. Sì, questo è il mio segreto. Ho i cristalli della macchina quando devo fare il mare, quindi escono questi riflessi sul verde come il mare, quindi anche scelto. Questa è una finestra, ad esempio, che è stato utilizzato, nessuna polvere di cristallo invece della macchina. Ho capito. Ecco, lei ha anche qualcos'altro che caratterizza ora questa attività da pittrice. Intanto una pubblicazione su un volume di Vittorio Sgarbi e poi delle esposizioni non solo in Italia ma anche all'estero. È qualcosa in più. Sì, io devo dire che non mi aspettavo niente, io volevo semplicemente dipingere e fare delle mostre locali, invece sono finita a Firenze, da Firenze a Milano, da Milano a
a Londra, poi Berlino, Bruxelles, fino ad arrivare al Louvre, e da quest'inverno anche a Barcellona. E quest'inverno inizierò invece un tour in America, da Los Angeles, Miami, fino ad arrivare a New York, dove verrà proiettato proprio il quadro che Sgarbi è inserito nel libro di Sgarbi, che è stato presentato il 9 giugno proprio a Firenze. Attualmente ha delle esposizioni anche a Monte Carlo e a Palermo. Monte Carlo, proprio in questi giorni, addirittura dove un quadro si accende. Mi piace cominciare a mettere sempre di più a fondere la pittura con la scultura, anche perché essendo insegnante di scultura, dove la scultura è realizzata in trasparenza, modellata a 600 gradi, e quindi addirittura si accende questa scultura. Anche là si parla delle radici dell'anima della coppia.